Siamo con il direttore sportivo del Perugia, Jacopo Giugliarelli. Allora, direttore, purtroppo la partita questa sera è andata come era purtroppo da previsioni, anche se poi il Perugia inizialmente aveva illuso con la rete del vantaggio e lascia un po' di amaro in bocca, perché c'è la sensazione che se magari la gara era andata, la si fosse giocata in maniera diversa, forse questa sera avremmo potuto parlare di qualcos'altro. Tanto buonasera Alessio. Purtroppo ho detto precedentemente che la gara di questa sera è stata probabilmente la fotografia della nostra stagione. C'è grande rammarico perché probabilmente dopo il vantaggio sembrava che la partita potesse aver preso la direzione che tutti speravamo, e purtroppo, come dicevo, come ci è capitato altre volte, abbiamo commesso un errore che a questo livello non possiamo permetterci, e inevitabilmente poi la partita ha cambiato l'inerzia. Siamo stati comunque determinati nel portare a casa una vittoria, che purtroppo è una vittoria molto amara perché chiaramente non colma la delusione che abbiamo questa sera. Allora, volendo fare un po' un bilancio della stagione, il percorso per quanto riguarda quest'anno con il mister Formisano termina qui, però il percorso di crescita di cui lui ha sempre parlato, e anche il tuo se vogliamo, prosegue, è destinato a proseguire anche nella prossima stagione, cioè tra qualche settimana. Ma allora guarda, in questo momento io penso sia giusto pensare sempre nel breve termine. Questo genere di valutazioni inizieranno da questa sera. È normale che sia io che il mister abbiamo un contratto, poi è giusto ovviamente che la società, a cominciare dal presidente, farà le proprie valutazioni, quindi penso che da oggi inizi il tempo delle riflessioni, poi seguirà il tempo delle decisioni. È normale che, come abbiamo detto quando abbiamo iniziato questo percorso con il mister, la volontà, e tornando alla domanda precedente, era quella di integrare un gruppo di ragazzi giovani all'interno del nostro gruppo squadra. Abbiamo visto questa sera che questo può essere un percorso di crescita e magari in futuro anche vincente, perché secondo me un altro momento di questa serata è stato comunque l'assist positivo di Matteo Polizzi, che è un ragazzo cresciuto all'interno del nostro settore giovanile. Detto questo, ripeto, oggi c'è grande delusione, nei prossimi giorni ci siederemo e capiremo da dove ripartire. Cosa tu vorresti fare? Ecco. Cosa desidera Jacopo Giugliarelli per il proprio futuro? Ma è normale che, ripeto, io ho sempre detto che lavoro come se dovessi stare a Perugia 100 anni. La proprietà, dal momento in cui sono diventato direttore sportivo, mi ha chiesto espressamente la possibilità di costruire, creare valore, perché chiaramente abbiamo ereditato una situazione complessa dopo la retrocessione, ne abbiamo parlato anche in altre circostanze, che comporta anche un purtroppo peso economico molto importante, e chiaramente dovremo avere quindi le capacità di valorizzare i giovani per due ordini di ragioni: uno per l'entusiasmo che possono portare, il secondo perché dovremo avere la capacità di creare valore per rendere sostenibile il nostro futuro, cosa che ad oggi è chiaramente complicato dalle tristi vicissitudini che abbiamo vissuto negli ultimi 3 anni. E quindi è normale che non mi sento di sbandierare grandi obiettivi, cosa che peraltro non ho fatto durante il corso di tutta la stagione, perché secondo me bisogna essere molto equilibrati, soprattutto, ripeto, perché c'è da prendere atto di quella che è la situazione che dalla scorsa estate, insomma, stiamo vivendo, che non è qualcosa di normale, ma è qualcosa di piuttosto arduo all'interno del mondo del calcio. E detto questo, è chiaro, ripeto, che è normale che poi all'interno di un percorso che deve essere sostenibile cercheremo con tutte le nostre forze di renderlo ovviamente più soddisfacente possibile dal punto di vista dei risultati sportivi, ma in questo senso non possiamo, ripeto, secondo me, alzare le aspettative, ma essere seri
e dire semplicemente che, ripeto, oggi il Perugia, come ho detto già altre volte nel corso della stagione, deve ponderare i suoi obiettivi in funzione della sostenibilità. Quando parlerai con il presidente adesso nei prossimi giorni, sicuramente poi farete, no? Farete, traccerete le linee se c'è ancora, no? da proseguire insieme il cammino. E quindi a breve comunque si saprà quale sarà il futuro del Perugia. Ma sì, io come dicevo, probabilmente da questa sera inizia il momento delle riflessioni, poi ci sarà il momento delle decisioni, a cominciare ovviamente dal nostro presidente, che è il depositario delle scelte, no? Perché è chiaro che ognuno di noi poi su questo è indipendente. Io, come ho già detto, ho il contratto di un altro anno. È inutile dire che, come ho sempre detto, per me il legame che c'è con questa società, è inutile dire con la città, è importantissimo, quindi è normale che da parte mia la volontà è quella di mettere anima e corpo nel percorso iniziato, poi sarà la proprietà a decidere il futuro di questa società, insomma. In bocca al lupo, grazie.